Allora, grazie per la presenza di tutti voi a questo momento istituzionale, ma anche direi conviviale, di inaugurazione della Big Bench, la grande panchina. Voi sapete che la grande panchina rientra in un progetto internazionale e questa a Bernate Ticino è la 324esima inserita nel progetto ed è la prima installata sul territorio della città metropolitana di Milano. Io vorrei ringraziare anzitutto il promotore di questa iniziativa, l'Associazione Culturale Didattica Milanta di Magenta. Quando il presidente dell'associazione ha proposto al comune di Bernate Ticino questa iniziativa, perché il territorio fa parte del comune di Bernate Ticino, non abbiamo esitato ad accogliere la proposta. È una iniziativa che credo porti valore, porti turismo anche al nostro territorio, ma direi anche ai territori limitrofi. Perché molti comuni, qui abbiamo presente anche i sindaci dell'Alto Milanese e del Magentino, ciascun comune ha delle peculiarità che sono da vedere e da valorizzare. Noi abbiamo iniziato ad agosto del 2022 con le procedure per l'installazione. Il primo progetto, la prima proposta che abbiamo formulato non è stata accolta perché non aveva i requisiti che la Big Bench richiede. Quindi abbiamo riproposto il tutto e questa collocazione invece è stata accolta. Le procedure sono state complesse perché, come vedete, siamo nel parco e comunque il parco, qui presenti abbiamo il presidente e il direttore, hanno svolto tutte le incombenze necessarie senza deturpare il paesaggio. Ringrazio poi, vedo presenti molti nostri concittadini, le associazioni locali, la giunta, i consiglieri comunali. Ci sta raggiungendo anche l'assessore di Regione Lombardia che ha lasciato un altro evento per essere qui con noi oggi. Vorrei lasciare per ultimo il ringraziamento principale allo sponsor, perché tutto quello che è stato necessario per realizzare questa iniziativa non ha alcun costo per le casse comunali. Tutto è stato grazie ad opera della ditta Indutex di Corbetta. Qui con noi c'è il titolare che ha ereditato dal padre, che ha vissuto per 20 anni a Bernate e quindi ha nel cuore Bernate, e la ditta Indutex per Bernate c'è in diverse occasioni. Rinnovo ancora a tutti il ringraziamento per la presenza e passerei il microfono per il saluto alla presidente del Parco del Ticino. Ricordava il sindaco, le Big Bench sono un
progetto internazionale, ma un progetto culturale. Un elemento di design come la panchina si inserisce in un ambiente per ammirare quello che c'è di bello. E la panchina di Bernacchi si inserisce proprio all'interno del Parco del Ticino, in una delle zone più belle del parco, di fronte alla Lanca di Bernate. Ci sono anche i cimi oggi, e quindi a dimostrazione proprio di quanta bellezza c'è qui. La panchina rappresenta per il parco un altro elemento di promozione del territorio. Ci auguriamo che si faccia tramite per promuovere queste aree, per farle conoscere, ma soprattutto per farle rispettare. E ci auguriamo anche che il presidio che ci sarà su questo territorio possa anche fungere da disincentivo per quei comportamenti magari non troppo rispettosi del nostro territorio. E quindi benvengano questi elementi, questi oggetti di fruizione, di valorizzazione del nostro territorio. Ringrazio ovviamente gli sponsor, ringrazio i promotori, e vorrei anche ringraziare i nostri uffici che ci si sono adoperati per tutte le questioni burocratiche. Grazie. Ho detto che siamo partiti nell'agosto del 2022 e allora avevamo come vicino di casa l'allora ministro del turismo Massimo Garavaglia, che comunque oggi ha voluto essere qui con noi in veste di senatore. Grazie al sindaco. Beh, allora, questa storia della panchina grande è proprio bella, e vi racconto un'esperienza, perché con mia moglie Marina andiamo al mare in provincia di Savona. Lì c'è un comune piccolino, Rocca Vignale, su a 700-800 metri, e lì c'è la panchina grande che dà su un posto bellissimo, no, bello come questo, comunque bellissimo. E funziona. Perché funziona? Vabbè, la gente del territorio conosce già i nostri bei posti, però farli conoscere di più e meglio anche fuori aiuta. Per esempio lì, attorno alla panchina grande, sono nate iniziative di vario tipo. Faccio un esempio stupido: dei giovani si sono inventati di noleggiare moto e vengono da tutta Europa, arrivano lì, prendono la moto e vanno nelle Langhe in giro in motocicletta. Quindi diventa anche un modo per sviluppare posti di lavoro. Quindi noi la conosciamo, facciamola conoscere. Mi ricordo quando all'inizio del 2000 abbiamo fatto la pista ciclabile lungo l'alta velocità, ci davano dei matti: ma cosa serve una pista ciclabile lungo l'alta velocità? Bene, passano migliaia di persone e vengono in bicicletta nel nostro bellissimo parco. Ecco, sapere che oltre ai milanesi, tutta la gente del territorio verranno nel nostro bellissimo parco da tutta Europa, è una grande cosa. E quindi complimenti a chi ha avuto questa bella idea, l'iniziativa, e complimenti all'amministrazione, al sindaco che l'ha portata avanti. A dimostrazione di quanto appena detto, qui in questo mezzo a voi sappiamo esserci un gruppo che arriva da Reggio Emilia, che è partito questa mattina da Reggio Emilia perché è inserito ai passaporti, e essendo la nostra panchina inserita nel circuito della Big Bench, ha saputo dell'inaugurazione di oggi, e un gruppo numeroso è qui oggi a Bernate, ha timbrato il passaporto, si è fermato a pranzare a Bernate e ha potuto conoscere il nostro territorio. Cito Reggio Emilia perché credo che sia il gruppo più numeroso qui presente, ma so che ci sono anche persone provenienti da altre parti d'Italia. Darei adesso la parola a Marcello Mazzoleni, il presidente dell'Associazione Culturale Milanta, che ha proposto l'iniziativa. Sinora su questa panchina. E noi cosa ci occupiamo? Noi siamo l'associazione di Magenta, principalmente facciamo didattica, facciamo lezioni, corsi, però poi parallelamente a tutto questo ci occupiamo da almeno 15 anni di promozione e valorizzazione del territorio, e siamo veramente emozionati di essere qui a Bernate, perché pensate, la prima
turisti nel nostro territorio, perché noi la chiamiamo così, l'abbiamo fatta proprio qui a Bernate Ticino, avevamo 4 persone 15 anni fa, cioè proviamo, andiamo avanti, e poi ecco negli anni siamo arrivati a fare davvero tante tante iniziative per chi ci conosce. E questa della panchina è un po' una follia che ci è venuta vedendo, no, che in giro ce n'erano tante, di come un territorio grande come la città metropolitana di Milano non ha una panchina gigante. Allora da lì, ecco che tramite i contatti con la pubblica amministrazione, con gli imprenditori sensibili a queste tematiche, con l'ente parco, diciamo c'è stato più di un anno di grande lavoro dietro questa panchina, anche a livello proprio tecnico, per cui mi sento di dire che questo è un esempio di come davvero facendo rete nel territorio tra il settore pubblico, il settore privato e il terzo settore davvero si riescono poi a regalare delle opportunità che davvero ci permettono di vivere e di fruire del nostro territorio. Un grazie, mi aggiungo a quello che ha detto prima la Presidente del Parco, al personale del Parco Ticino che ci ha supportato in ogni passaggio anche tecnico burocratico, e di conseguenza adesso la panchina è qua per tutti noi e godiamocela, facciamoci delle foto, e assolutamente sì, poi l'avrei ringraziato poi più tardi, godiamoci questa panchina. E stavo dicendo, perché ci è voluto un anno per fare questa panchina? Perché è quasi come fare una casa, qui c'è l'architetto Ceriani che ci ha seguito le pratiche, disegni, autorizzazioni, permessi, nel senso per una panchina, per una panchina perché deve essere sicura, deve essere a certa distanza dal fiume, tutta una serie di dettagli che poi appunto ci permettono davvero di sederci in sicurezza. L'ultima cosa bellissima, voglio condividervela, quando l'abbiamo installata era ancora tutto trasennato, arrivo qua per sistemare le cose, vedo una coppia di 15 anni che erano abbracciati, stavano baciando su questa panchina. Per me è l'immagine più bella che possiamo avere di questo luogo, anche romantico se vogliamo, adesso è un po' caotico diciamo, però ecco quell'immagine di quei due ragazzini abbracciati sulla panchina, per me ovviamente mi ha detto ecco è qua per questo, e subito hanno capito a che cosa serve. Con tutto, tutti. Di Regione Lombardia, al quale passo il microfono per un saluto. Grazie, buongiorno a tutti, sono molto contento di avervi raggiunto, mi scuso per il ritardo, eravamo dalla parte opposta della provincia di Milano, a San Colombano all'Ambro, che c'era oggi la festa dell'uva. Sapete che San Colombano è un centro molto importante anche per il vino, ma ci tenevo tanto a essere qui insieme alla mia amica Maria Pia Colombo. Io dico sempre che lei è uno dei migliori sindaci che abbiamo nella provincia di Milano. Io ho visto negli ultimi anni questo comune, Bernate Ticino, un piccolo comune ma molto molto bello, avanzare sempre di più in termini di servizi, di sviluppo, ma anche e soprattutto di vivibilità del paese. Proprio l'anno scorso, un paio d'anni fa, abbiamo inaugurato quel pezzo di strada nuova molto, molto importante per il paese, e soprattutto è un paese molto bello. Qui siamo dentro il Parco del Ticino, c'è anche la nostra presidente. Il Parco del Ticino è uno dei parchi più importanti di Regione Lombardia. Io ho anche la delega ai parchi, è uno dei parchi più storici. Proprio quest'anno o l'anno prossimo ricorrono i 50 anni del parco, è uno dei parchi più importanti non solo in Italia ma addirittura a livello europeo, e quindi è veramente un grande centro che noi dobbiamo valorizzare, preservare e far conoscere per il mondo. Regione Lombardia è sempre la regione riconosciuta per la sua capacità economica, produttiva, lavorativa, e ci mancherebbe altro, ma abbiamo 30% del nostro territorio già oggi che è composto da aree protette, da un sistema di aree protette. Il Parco del Ticino è sicuramente il cuore e l'anima di questo sistema. È un'iniziativa molto bella questa, Maria Pia, il fatto che ci siano tante persone lo testimonia, sarà un po' troppo grande la mia panchina. È fatta apposta, dici. No, però. Ecco, è un oggetto molto simpatico. Io devo dire che, al di là della battuta, sembra così una cosa carina, un gioco quasi, ma veramente c'è dietro un lavoro incredibile, perché poi c'è un lavoro di design, di architettura, di procedure. Ecco, adesso lo dico anche al direttore del parco, ma non è che è colpa del Parco del Ticino,
noi dobbiamo un po' aiutare i nostri parchi a semplificare un po' le procedure, perché se no, lo dico qui, vedo tanti sindaci bravi e capaci, sanno che difficoltà oggi anche i cittadini che abitano dentro il parco, insomma ogni tanto qualche procedura va snellita, perché se bisogna fare una staccionata, bisogna aprire un pozzo, bisogna fare anche un'opera banale, spesso ci vuole troppo tempo per avere le autorizzazioni, ma questo veramente è un oggetto molto molto bello e penso che si integri bene all'interno del parco. Quindi congratulazioni ancora sindaco, a te, a tutta la tua comunità, avrai sempre l'affetto e sostegno di Regione Lombardia. Grazie. Un po' di gente oggi, non così tanto, devo dire, vuol dire che il nostro progetto è piaciuto, piace. Quando Marcello venne da me, ormai un anno e mezzo fa, perché tutto è partito ad agosto l'anno scorso, ma noi ne abbiamo parlato molto prima, mi disse: guarda, io ho un progetto matto, è una cosa che non hanno mai fatto nell'area metropolitana di Milano, fa, sai le panchine, quelle grandi? Faccio sì, vado in Irlanda a volte. E mi fa: perché non farne nel nostro territorio? Fa: guarda, io avrei in mente di farne una a Bernate Ticino. E io dico: beh, Bernate Ticino è dove ha vissuto mio padre per gli ultimi 20 anni della sua vita, e dico: guarda, se la fai a Bernate Ticino ti sovvenziono la panchina in tutto per tutto. E così è stato, siamo riusciti a portare qua in un anno questa panchina. È la prima volta che la vedo anche io, per cui sono più novizio come voi, è venuta molto bene, è in un posto splendido, per cui grazie a Marcello, grazie all'amministrazione comunale, al Parco del Ticino, che ha reso possibile tutto questo, per cui è fruibile. Io penso che da imprenditore del territorio è bello quando si può restituire al territorio un qualcosa che il territorio può apprezzare e può fruire e gioire. Per cui adesso è qui, è nelle vostre mani, è nelle vostre coscienze, per cui fatene buon uso e grazie a tutti. Grazie ancora a Regione Lombardia, al Parco del Ticino, ai sindaci, a tutti voi, ai rappresentanti delle nostre associazioni locali, al senatore Garavaglia, alla mia giunta, ai miei consiglieri comunali, a tutta la cittadinanza. Io però vorrei ringraziare in maniera forse un po' diversa dal consueto alcuni nostri cittadini di Bernate che questa mattina si sono prodigati per pulire la panchina che è stata già oggetto di atto vandalico con delle scritte. Non ci sono parole, è inutile sprecare il fiato per queste persone. Sulla inciviltà purtroppo non ci sono regole. Ed è deplorevole quello che è stato fatto, ma ripeto, il buon senso e la vicinanza dei cittadini di Bernate è stata enorme. Grazie ancora a coloro che si sono dati da fare. E credo che chi abbia commesso questo atto, chi non ha rispetto della cosa pubblica, non merita neanche una parola, seppur di disprezzo. Grazie a tutti ancora. Facciamo sapere tutti all'interno del paese che da domani mattina verranno installate 2 telecamere qui, quindi se vorranno ripetere, lo sapremo tutti chi sono. Grazie ancora a tutti per la grande partecipazione. Grazie. Applauso al sindaco.